Sì, oggi è il 24 dicembre, domani il 25 e è finito da poco uno dei più grossi momenti di disperazione per gli animali comunemente detti da reddito, perché lo sappiamo che in questo periodo il numero delle vittime si amplifica. Perché la gente vuole mangiare di più e vuole mangiare più carne. E come carne parlo anche del pesce, di animali assassinati per gola, semplicemente per gola, 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 gola. È solo questo il motivo. Non sto a mettere l'accento su come per noi questo periodo sia uno dei peggiori. Perché comunque è vero, sì, noi ci pensiamo sempre, non possiamo fare a meno, di pensare quotidianamente a quello che quotidianamente succede. Però io una cosa volevo, un messaggio a chi mangia ancora animali morti. Magari nel cenone di Natale o domani o quello che farà. Quando si troverà davanti alla tavola imbandita coi corpi delle vittime della nostra ingordigia e magari con un cane di fianco, pensi che quell'animale, quegli animali che ha sulla tavola avevano le stesse identiche sensazioni, la stessa voglia di vivere, le stesse aspettative di gioia che ha il cane che ha a fianco. E pensi anche a quanti cereali ha rubato dalla bocca dei bambini che muoiono di fame, di cui parla tanto il Papa, demagogicamente in certi periodi, senza sottolineare il fatto, sempre il Papa, che hanno un allevamento e mattatoio privato loro, che parlano tanto di pace. E che parlano tanto di distribuzione equa delle ricchezze. Questo il Papa non lo dice, sicuramente non lo dirà stasera e non lo dirà domani mattina. Però noi, attivisti, animalisti o comunque gente etica, come preferisco, definirci, come dice questa la rubo ad Alessandro Vettorato, che una volta disse: noi non siamo animalisti, siamo gente etica. Non possiamo fare a meno di pensarci, perché purtroppo. Per ora, soprattutto in questi giorni, non c'è niente da festeggiare, perché sono feste, fatte sulle spalle di chi muore, di chi soffre, di chi è terrorizzato per tutta la vita, senza nessun motivo se non per egoismo, egoismo, abitudine. Voglia di scavare delle buche nella sabbia e infilarci la testa fino al giorno della morte. Tanti auguri.